Zolis, segretario comunale. C'era che la specie di cinepresa? Minolta. Ah? C'era che la specie di... Minauli. Thank you.
fatto? Qual è? Senza dare qualche scappetto in bronzo. E da muro. Da muro? Dove vai? Ah, Dario! Saluti, saluti! Saluti la Edda! Appetito. Grazie. Ora che mi ne mangio mia tutto. No, tanto il secondo, per i due. Anche il secondo, eh? Senta, poco. No, anche il secondo. Eccola qua, questa è la signora che ha vinto il primo premio delle vetrine. Perché la tua è più preziosa. Perché? No, fai la cucchia là, fuori qui.
questa ragazzi è una signorina molto importante. Questa è la Roberta. Osservate come mangia. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci,
Mia sola, l'unica donna, non so. Ti si passava prima di... Ma che sono donna mia? No, ma io un uomo. Anche qui. Ah, ma te che lo smantellare, fare un uomo. Un uomo vuol dire. Allora. La Cristina... Me la dà automaticamente, perché due donne praticamente dopo dico perché hai vinto. Senti io però. Hola. Molo. Via, 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 via. Allora, per le premiazioni della cucagna, se va tutti in piazza, da noi che i soldi da rimola. Va bene, Zia. Dai, 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 dai. Dai, basta. Dai, dai, andiamo, che fermi, fermi. L'ha fatta prima sua mamma di me, ce l'ha fatta prima. Spesi tempo, c'è la via. Allora, ascolta, vai, vai, vai. La porta. La Cristina. Ha vinto la Cristina? Che cosa? Dai. Vai Claudio, tu va sei via. Bello. Va via, ha vinto Senna e... Ah là? Battaglione di Elerman. Ecco, vediamo il patattaro Andrea. Andrea, ci fai due patate? Dice bello che non hai idea. Ma non è così che lì. Basta, adesso basta. Ma c'è un risultato, non irrabbiato. Così tanto irrabbiato. Oddio, già hai dovuto fare importante. Commissione del concorso vetrine che... Leggerai le motivazioni di questo concorso e i vincitori che hanno vinto logicamente questo tipo di concorso. Sono sindaco, a lei la parola. Direi che è stato già difficile scegliere la composizione della commissione, che poi è risultata, direi, composta di persone assolutamente competenti, l'architetto Guido Dosso, l'architetto Leonora Boaro, l'architetto Monica Mantovani e la signora Rosanna Castellani dell'Ufficio Tecnico del Comune. È stata visitata ogni vetrina individualmente la sera di ieri e collegialmente questa mattina per valutare l'effetto sia, diciamo, notturno sia diurno. La difficoltà c'è stata poi nella valutazione dei primi classificati che devono per forza uscire da un concorso, il quale certamente ha verificato una presenza quest'anno assolutamente superiore come qualità dei negozi che hanno partecipato al concorso, quindi la difficoltà c'è stata poi anche nella stessa valutazione. Noi premiamo i primi tre, diciamo tutti gli altri 17 espositori li consideriamo a pari merito, consideriamo che abbiano senz'altro rivelato una creatività ed uno sforzo, un impegno originale che hanno abbellito per queste due giornate, mi auguro anche per il futuro, le nostre vie del paese e senz'altro un plauso ed un applauso a tutti i vetrinisti che hanno concorso a questa gara. Come anticipato nella manifestazione di paracadutismo bellissima in campo nel vecchio campo sportivo, i classificati sono questi: il terzo classificato Sonia e Gilberto Bottega dei Formaggi, secondo classificato Milena Sport di Via Stazione, primo classificato Bomboniere Simonetta di Piazza Umberto. Queste le motivazioni. Per il primo classificato Bomboniere Simonetta, criterio espositivo omogeneo, adeguata tonalità dei colori, particolarmente valorizzata da un sobrio equilibrio tra luce e quantità degli oggetti esposti. Originalità per la qualità delle forme semplici inserite in un campo visivo proporzionato. Al secondo classificato Milena Sport con questa motivazione: perfetta armonia di colori tra gli oggetti decorativi e la merce esposta. L'insieme produce un effetto visivo gradevole, particolarmente in condizioni di luce diurna. Terzo classificato Sonia e Gilberto Bottega dei Formaggi, una combinazione suggestiva di merci addobbi che offrono un'immagine accattivante anche per l'accostamento felice tra colori e varietà di prodotti.
A tutti io direi un applauso e la consegna dei premi penso sia a cura del presidente Luciano Rossini. Premio in questa qualifica piazza, è stata rinnovata da Simone Logar. Ecco, la consegna è venuta da parte del presidente della Bottega Sociale, un vecchio Luciano. La foto vi ricordo, grazie. A questo punto noi passiamo alla rassegna Chicco d'Oro riso con le nose. Come voi sapete, quest'anno è il primo anno, sono 4 ristoranti di Nogara che hanno partecipato a questo nostro concorso e sono l'albergo alla Nogara, l'hotel Europa, la pizzeria Il Focolare e il ristorante Papillon. Una commissione specifica di esperti ha esaminato i piatti oggi all'una, 1:05, ed è risultato questo tipo di premiazione, cioè questo tipo di vincitore. Ha vinto praticamente il Chicco d'Oro di quest'anno 1989, l'Hotel Europa, che è stato il primo classificato. Gli altri 3 sono a pari merito ex aequo. Io inviterei i responsabili dell'Hotel Europa ad avvicinarsi al palco per la premiazione. E gli altri 4, cioè gli altri 3, praticamente per ritirare una pergamena. Ricordo, se sono presenti dal pubblico, gradirei averli in questo momento. Sono l'Hotel Papillon, il ristorante Il Focolare, cioè pizzeria Il Focolare, l'Hotel Europa e l'albergo La Nogara. C'è il Papillon che si presenta per il ritiro della pergamena, è stato uno dei classificati ex aequo, a cui facciamo un applauso. Questa è stata una delle iniziative di quest'anno, speriamo che l'anno prossimo ci sia maggior partecipazione a questo tipo di rassegna, anche perché vogliamo radicare questa nostra tradizione tra il pubblico. Il riso con le nose è una ricetta speciale, specifica proprio, con varianti, visto che Nogara è l'emblema di Nogara è la nosa, la Nogara, mi sembrava logico e giusto ricordare questo risotto alle nosi. C'è una bambina dell'Hotel Europa, può ritirarlo, guarda, il futuro è nelle mani di queste giovani speranze. È il primo premio, una foto. Il Chicco d'Oro, guarda. A questo punto passiamo senza altro indugio alla premiazione dei partecipanti alla cuccagna. Come avete visto in campo sportivo, dopo la rassegna dei paracadutisti c'è stata la cuccagna orizzontale. Ci sono stati 2 vincitori ex aequo, una donna e un uomo, che sono riusciti per primi ad attraversare questa cuccagna rotabile. E sono la Lodi Cristina e Rossi Massimo Paolo, non lo so, Mauro, scusami. Insomma, io gradirei che fossero qui, anche perché ritirano in denaro il premio che noi abbiamo stabilito. No, Diego, dov'è Diego? Diego, ecco, questi sono i 2 vincitori della cuccagna rotabile. Formidabili. Da Diego, passare da Diego il cassiere. Ecco, a questo punto noi lasciamo il campo a questa magnifica banda che ci addietterà senz'altro con delle sinfonie magnifiche e speriamo e ci auguriamo che l'anno prossimo di migliorare la nostra situazione, di fare qualcosa in più per questa nostra Nogara e ci auguriamo anche di vedere molta più partecipazione del pubblico di quella che è quest'anno. Grazie a tutti di aver partecipato e buon divertimento ancora.
so. Guglielmo Andreoli di Mirandola. Concerto che si svolge nell'ambito della terza edizione della Festa del Riso con le Nose, promosso dalle botteghe associate di Nogara in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'assessorato al commercio del comune. Siamo molto felici di tornare in questa simpatica cittadina che già da alcuni anni ci vede protagonista di alcune serate e importanti serate musicali accolte dal pubblico sempre con molto entusiasmo. Speriamo sia altrettanto interessante anche questo pomeriggio che passeremo insieme, che ha inizio con la marcia americana Washington Post. Dirige il maestro professor Mirko Besutti.